Claudione! Tocca già a te. Te lo tengo io questo qua. No, fermo lì. Non si fida. Buonasera. Che... ciao, Sciamara. Che meraviglia. Allora. No, lo dicevo. È importante, è una cosa che insomma ti dà un grosso peso avere dietro le spalle un personaggio del genere. Non è, è veramente. Io devo solo dire una piccolissima cosa. Avevo un piccolo gruppo quando avevo 13-14 anni. Qua vicino c'era un locale dove si ballava, adesso fanno altre cose, si chiamava Isola Verde. E noi 13-14 anni, io assieme a un mio amico che purtroppo non c'è più, Gianni Rastelli, che lui emulava, cercava di emulare tantissimo Pier Flaminia. Io suonavo il sax e andavamo a sentire appunto quando c'era Castellina Pasi. Per dirti che addirittura anche questo Gianni si vestiva già allora, anche lui da Don Camillo, facevamo queste feste in montagna, queste cose. Quindi per me, io non sono un clarinettista, qui un sacco di clarinettisti, uno più bravo dell'altro, però con quello che posso fare suonerò anche io il clarinetto per omaggiarlo. Grazie. Poi so che dopo però farò un pezzo, un brano per me molto bello, col cuore che sicuramente lui aveva. Certo, certo. Questo brano, posso già dirlo? Certo. Vado, devo partire? No. Cosa devo fare? Quello che vuoi. Allora, questo brano si intitola, è una polca, si intitola La Bomba. Esatto. È una polca tosta, bella, come tutti i brani che scriveva sicuramente tuo marito. Perché non è, sembrano semplici da, all'ascolto, ma da suonare ti devo dire che hanno il suo perché. Sì. Sembrano. Sembra. Ma è la particolarità dei brani proprio di Pier Flaminia, no? Che all'ascolto di tutta la gente risultano belli, gradevoli e semplici. Esatto. Ma del suonare ti garantisco che non cosa. Sono così semplici. La Bomba. Grazie. Ne approfitto, scusate un attimo, mi ha dato un po' un assist Claudio per ringraziare tutti questi musicisti e gli ospiti che si sono prestati a suonare questa sera, a imparare anche dei brani, perché dovete sapere io sono un po' esigente, quindi vado a pescare dei brani, delle cose che non ho mai suonato, eccetera, eccetera. E devo ringraziare tutti questi professionisti, perché si sono messi a disposizione veramente con grande professionalità. E non è scontato. Io vi chiederei un grande applauso. Quindi Claudio si è prestato a suonare il clarinetto e noi lo ringraziamo. La Bomba. Thank you.
Scoppia ancora, bravo, bravo. La bomba, Claudio Zanardo. Scoppia. Scoppia. Ah, boh, avevo capito male. Scoppia. Hai detto scoppia ancora? Sì, 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 scoppia ancora, ho detto. No, no, perché di solito le cavolate le dico io, hai detto scoppia. Ah, avevo capito male, beh, va bene. Allora...